Stando ad un'indiscrezione, l'ex cavaliere di Uomini e Donne Riccardo Guarnieri si sarebbe risentito con Ida Platano. Negli ultimi giorni, dopo l'addio di Ida Platano a Uomini e Donne, sono trapelate alcune indiscrezioni riguardanti lei e le sue storie passate. Secondo una di queste, Alessandro Vicinanza le avrebbe riscritto al termine del programma, ma c'è da sottolineare come l'ex cavaliere attualmente sia legato sentimentalmente all'ex dama Roberta di Padua. Un'altra ancora, invece, parlerebbe di un presunto riavvicinamento tra l'ex tronista e l'ex fiamma Riccardo Guarnieri, e di un possibile ritorno a settembre nello studio di Canale 5. Difatti, in molti sui social hanno ipotizzato che la Platano, vista l'esperienza col Trono Classico, potrebbe tornare a settembre nella nuova edizione del dating show nel ruolo di Dama del Trono Over. Bisogna vedere, però, se Maria De Filippi le concederà un'altra possibilità di trovare l'anima gemella. Oppure se l'indiscrezione su Riccardo Guarnieri venisse confermata, se la conduttrice concederà ad entrambi di fare ritorno nello studio di Canale 5. Uomini e Donne, Ida e Riccardo si sono risentiti? Veniamo infatti all'indiscrezione trapelata nelle ultime ore. A riportare la notizia è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano che, tramite le stories di Instagram, ha così scritto: pare che Riccardo sia in crisi con la sua fidanzata e abbia sentito Ida. A settembre ci sarà un ritorno? Che i due ex protagonisti del dating show si siano potuti risentire, a distanza di tempo, non ci sarebbe nulla di male. E, anche possibile che l'ex cavaliere del Trono Over abbia riscritto all'ex compagna per sapere come stava dopo quanto successo nel programma condotto da Maria De Filippi con Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Se però Riccardo Guarnieri sia in crisi al momento con la sua compagna e abbia così riscritto all'ex fiamma, questo è un altro discorso. Per il momento si tratta solo di ipotesi e indiscrezioni, non c'è nulla di confermato o smentito. Certo, per i fan della coppia che sperano sempre in un ritorno di fiamma, pensare che potrebbero rivederli di nuovo insieme, anche a settembre nello studio di Canale 5, è una bella gioia.